Padre Aniello, non solo la sua esperienza a Scampia, lei è anche molto presente sul territorio foggiano. Allora, cosa si può fare per evitare che Foggia sia tristemente nota come Scampia? Beh, insomma, c'è bisogno di un cambiamento di mentalità, no? Di un cambio di passo. Perché quando si parla di legalità si parla giustamente di rispetto delle regole, di osservanza delle regole, che possono essere molteplici, no? Quanto alle tasse, quanto al comportamento civico, quanto al rispetto delle cose, delle strutture messe a disposizione di tutti, al rispetto delle persone, no? Quindi si può fare una carrellata enorme, come pure quella di non farsi male attraverso comportamenti, scelte che possono portare alla rovina, no? Ecco, tossicodipendenza, alcol, gioco, no? Sono tutti i percorsi, tutte proposte, no? Dipendenze che possono rovinare la vita anche di una persona, ma anche di una comunità. Poi c'è anche il principio di legalità, che riguarda le istituzioni, che riguarda coloro, gli amministratori, coloro che gestiscono questo paese, che governano i territori locali, le città, e che sono chiamati a esercitare il rispetto della legalità come attenzione al bene comune dei cittadini. Insomma, i cittadini devono fare la loro parte, ma anche gli amministratori, le istituzioni devono capire che sono lì per il bene degli altri, non per interessi personali. Quindi il rispetto delle leggi da parte loro, che gli appalti siano trasparenti, che le scelte fatte non siano fatte per interessi personali, ma siano fatti in funzione del bene comune, l'attenzione alle classi disagiate, alle classi povere. Questo è il principio di legalità. Allora, questo vale per tutti. Certo, poi ci sono dei territori molto più caratterizzati da situazioni di criminalità che condizionano l'economia, lo sviluppo industriale di un territorio. E qui è auspicabile anche il coraggio dei cittadini di denunciare, ma è anche nel diritto sacrosanto del cittadino, no? È il suo diritto sacrosanto, che lo Stato metta in sicurezza, che tuteli il cittadino che decide di denunciare, decide di non girarsi dall'altra parte, che decide di non scegliere la via del silenzio, ma la via della denuncia. Ecco, se si realizzano questi due aspetti, no? Se sono concomitanti, allora io penso che un cambiamento si possa avere. Sarà possibile camminare nella direzione di un contrasto veramente forte dell'organizzazione criminale, che anche qui nel Foggiano porta avanti i suoi profitti, i suoi affari. Ma in effetti, quando parliamo di droga, quando parliamo di giochi, agenzie di scommesse, quando parliamo di sale slot, di videogames o di compra oro o di prostituzione o di usura, noi non possiamo negare la presenza di organizzazioni malavitose, perché sono loro che detengono e che gestiscono queste attività. 16 anni come prete di periferia, soprattutto a contatto con i giovani, e da questa esperienza nasce l'associazione Gli Ultimi. Ultimi, sì. Ultimi nasce da 16 anni di parroco a Scampia, nasce
anche da un libro che mi ha permesso di girare l'Italia, di parlare di legalità, di parlare di impegno, no? Gesù è più forte della camorra, di impegno alle mafie, ma anche di impegno nel sociale per costruire una società più giusta, migliore, e anche per rilanciare la bellezza di lavorare insieme, di essere insieme, di mettere a disposizione degli altri le forze, le energie per migliorare la società. Ultimi vuole anche essere l'antidoto a questo devastante individualismo che si sta insinuando anche tra le nuove generazioni. Un individualismo che li porta a vedere il mondo centrato su loro stessi, a rinchiudersi nel proprio privato, nella propria privacy, dimenticando che si è parte di un universo, dimenticando che si è parte di una realtà, di una umanità, di una comunità, cui sono chiamato a dare anche il mio contributo e dare la mia parte di energia, di impegno, di bene per migliorare la società stessa. Qual è il ruolo della fede e della Chiesa per la legalità? Intanto, ecco, essere, predicare il Vangelo, ovviamente. Il Vangelo, essere vicini agli uomini del nostro tempo, vicini agli uomini e alle donne del nostro tempo. Fare propria una pastorale della strada. Basta con questa pastorale chiusa fra le quattro mura dell'aula sacra. Oggi si è chiamati ad abitare laddove abita l'uomo, dove abita l'uomo con i suoi problemi, con le sue povertà, con le sue devianze, con le sue dipendenze. Ecco lì la Chiesa deve abitare. Gli uomini di Chiesa, i cristiani, devono abitare questo mondo, questa umanità, questo contesto. Perché è lì, è così che la pastorale, una pastorale di Chiesa evangelica può rispondere ai bisogni e alle attese dell'uomo del nostro tempo e può, ecco, in questa vicinanza forte, può inoculare nell'uomo, negli uomini del nostro tempo pensieri di bene, messaggi positivi, sostegno, incoraggiamento, proposte, bellezza di novità di vita, no? che può venire dal Vangelo, ma la si può annunciare solamente stando, camminando con gli uomini del nostro tempo. Un importante ospite per l'associazione Panunzio, il prete Anticamorra, quindi l'importanza di testimoniare che si può andare oltre la camorra e quindi anche oltre la mafia e tutte, diciamo, le brutture di questa società. Eh sì, per noi è un incontro molto importante, siamo un'associazione giovane nata da un anno, esattamente proprio in questi giorni compiamo un anno. Don Agnello Manganiello ha lavorato per 16 anni a Scampia, a Napoli, e ha sfidato e ha combattuto la camorra sul suo stesso terreno, cioè dove la camorra andava a reperire le leve più giovani per irretirle e per utilizzarle poi a fini criminali. E proprio su questo terreno Don Agnello ha lavorato, tirando dalla propria parte i giovani e lavorando per la legalità, per i diritti, per la coesione sociale e per la speranza di un futuro migliore e onesto. Ci parli dell'associazione Panunzio? Perché questo nome? Perché questa dedica? Beh, la vicenda di Giovanni Panunzio è una vicenda talmente preponderante nella storia di Foggia, e non solo di Foggia, io vengo da Bergamo, che quindi abbiamo pensato che fosse importante portare avanti la sua testimonianza vivente, pulsante, nella realtà di Foggia e non solo. Ci chiamiamo anche, abbiamo un nome un po' lungo, Eguaglianza, Legalità, Diritti, perché nel nome di Giovanni Panunzio portiamo avanti anche una battaglia per l'eguaglianza delle persone svantaggiate, per la legalità e per i diritti che ancora oggi non sono riconosciuti. Diamo diritti e combatteremo la mafia. Si parla oggi di Scampia, ma Scampia è soltanto un esempio, perché purtroppo ci sono tante realtà uguali a quella e non solo nel sud Italia.
Non solo nel sud Italia, dicevo, sono di Bergamo, da noi la mafia c'è, esiste, è la mafia silente degli affari, ci sono anche sentenze della Cassazione definitive che lo testimoniano, e c'è la mafia magari più conosciuta nel sud e anche nel territorio foggiano, una mafia fortemente impenetrabile, con un muro di omertà altissimo e che ancora oggi, nonostante la battaglia generosa di tanti e di tante, non riusciamo a diciamo, distruggere. Questo muro lo dobbiamo abbattere, dobbiamo vincere la resistenza e l'omertà. Dobbiamo garantire un futuro di speranza migliori per tutti e per tutte.